Si stringono i tempi per il trasferimento del comando della polizia urbana nei locali di via Papa Giovanni XXIII, lasciati liberi dall'AMB, che ha già spostato i suoi uffici amministrativi in via Massimo D'Azeglio. Il trasloco inizierà mercoledì prossimo 31 marzo e durerà fino al 2 aprile. L'utenza potrà contattare il numero telefonico 340 08 80 039 per ricevere informazioni in merito al ricevimento del pubblico. Fino ad ora i caschi bianchi diretti dal comandante Laura Picciurro erano costretti in locali non idonei, quelli di via Federico II, che non rispondevano alle loro esigenze per un comando di vigili urbani. Con il trasferimento del corpo di polizia municipale, i locali di via Federico II si potranno meglio razionalizzare per offrire i servizi del servizio sociale. Accesso limitato esclusivamente al ritiro e alla consegna del materiale prenotato per la fruizione in tutta sicurezza in questa fase delicata della pandemia nella Biblioteca Comunale Francesco Scaduto. Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente o via mail. Per limitare il minimo dei contatti fisici sarà consentito l'accesso alle sale studio solo a poche persone alla volta e con distanziamento. Per ritirare il materiale prenotato o per restituire quello in prestito occorrerà inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.bagheria.palermo.it oppure telefonare a direzione 091 90 92 77. Per accedere alla biblioteca è obbligatorio misurare la temperatura con il termoscanner prima di uscire di casa, indossare la mascherina, igienizzare le mani con il gel idroalcolico e mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone. Mancano bombole di ossigeno nelle farmacie, il problema si era manifestato all'inizio della pandemia, ma adesso si è acuito in particolar modo ad Altavilla Milicia, con il paese che dallo scorso 12 marzo è in zona rossa. La mancata fornitura delle bombole da parte della ditta che aveva il servizio, la Sicil Crio, che gestiva la produzione di ossigeno in tutta la provincia, è stata dichiarata in amministrazione controllata e non fornisce il ricambio. Per sopperire alla maggiore richiesta di ossigeno che ad Altavilla è aumentata nelle ultime settimane, le farmacie si debbono mettere in contatto con le persone che ne hanno qualcuna in casa, chiedendo la restituzione e rifornire i richiedenti. Il disagio maggiore anche per le farmacie della provincia, compresa Bagheria. Iniziativa solidaristica del ristorante I Pupi, gestito da Toni Lococo e Laura Codogno, in occasione delle prossime festività pasquali, che cucinerà per i poveri assistiti dalla Caritas cittadina di Bagheria, anche al fine di non fare spreco delle materie prime fornite dai produttori locali. Non è la prima volta che i gestori del ristorante I Pupi si mettono a disposizione dei bisognosi della città. Recentemente il ristorante, grazie alla maestria dei suoi cuochi, è stato insignito del primo premio nella categoria Miglior Ristorante Fine Dining al premio Mangia e Bevi, i migliori del 2020 di Palermo. Pubblicato il bando di gara per l'affidamento della concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nei 38 comuni soci. L'impianto verrà realizzato dalla società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Palermo Provincia Est, di cui fa parte anche Altavilla Milicia, nel comune di Castellana Sicula, in un'area limitrofa all'attuale discarica. Si tratta di una struttura moderna, pensata secondo le migliori tecnologie disponibili, che consentirà il recupero della frazione organica con produzione di biometano e di compost e di tutte le altre frazioni differenziate e ingombranti. Gli operai della città metropolitana di Palermo hanno provveduto a ripristinare il semaforo lato Aspra posto sul ponte Burrone che collega Ficarazzi con la frazione Marinara, che si era guastato per l'ennesima volta. Dopo gli atti vandalici che hanno danneggiato i pannelli fotovoltaici, il semaforo è stato sostituito con un apparecchio mobile ancorato da una catena con lucchetto per impedirne gli eventuali furti.